Da partito parlamentare piccolo borghese che deve diventare il partito del proletariato rivoluzionario che lotta per l'avvenire della società comunista, i non comunisti rivoluzionari devono essere eliminati dal partito. Ogni avvenimento della vita proletaria nazionale e internazionale deve essere immediatamente commentata per trarne argomenti di propaganda comunista e di educazione delle coscienze rivoluzionarie. Le sezioni devono promuovere in tutte le fabbriche, nei sindacati, nelle cooperative, nelle caserme, la costituzione di gruppi comunisti. L'esistenza di un partito comunista coeso e fortemente disciplinato è la condizione fondamentale e indispensabile per tentare qualsiasi esperimento di Soviet. Il partito deve lanciare un manifesto nel quale la conquista rivoluzionaria del potere politico sia posta.